oggi vi racconterò dove si trovano le reliquie dei 12 santi apostoli. I loro resti, tranne quelli di Giuda Iscariota, furono preservati e venerati dai primi cristiani. La Chiesa Cattolica è l'unica che conserva queste reliquie, prova del fatto che mantiene l'eredità del cristianesimo antico. 1. San Pietro. San Pietro fu crocifisso a testa in giù a Roma. Le sue reliquie sono conservate nella Basilica di San Pietro in Vaticano a Roma. 2. San Giovanni. San Giovanni morì di morte naturale ad Efeso. È sepolto nella Basilica di San Giovanni Evangelista ad Efeso. 3. San Giacomo il Maggiore. Fu trafitto con una spada in Giudea. I suoi resti si trovano nella Cattedrale di San Giacomo a Santiago di Compostela. 4. Sant'Andrea. Sant'Andrea fu crocifisso su una croce decussata a Patrasso. Le sue ossa sono venerate nel Duomo di Sant'Andrea ad Amalfi. 5. San Filippo. San Filippo fu inchiodato ad un albero a testa in giù a Hierapolis. I suoi resti riposano nella Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma. 6. San Tommaso. San Tommaso fu trafitto con una lancia a Mailapur. Le sue spoglie sono sepolte nella Basilica di San Tommaso Apostolo ad Ortona. 7. San Bartolomeo. San Bartolomeo fu scoiato vivo in Siria o nella Tropatene. Le sue reliquie sono conservate nella Basilica di San Bartolomeo Apostolo a Benevento. 8. San Matteo. San Matteo fu trafitto a colpi di spada in Etiopia. È sepolto nella Cattedrale di Salerno. 9. San Giacomo il Minore. Fu lapidato a Gerusalemme. Riposa nella Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma. 10. San Simone lo Zelota. San Simone fu fatto a pezzi con una sega su Aniro in Abkazia. La sua salma è sepolta nella Basilica di San Pietro in Vaticano a Roma. 11. San Giuda Taddeo. San Taddeo fu ucciso con lance e mazze a Suanir. Le sue reliquie sono venerate nella Basilica di San Pietro in Vaticano a Roma. 12. San Mattia. San Mattia sostituì il traditore Giuda Iscariota e fu crocifisso a Sebastopoli o a Gerusalemme. I resti di San Mattia sono sepolti nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Spero che abbiate apprezzato questo video. A presto!